Allora, questa è una semplicissima base con un tappeto di Mi maggiore a triade. Mi, Sol diesis, Si. Proviamo a fare qualcosa di musicale usando inizialmente solo le note e l'accordo, quindi le note della triade. Vario la durata delle note, la dinamica. Sentite se suonassi solo in continuazione note su note, che noia vedrebbe. Senza mai fare una pausa, come appunto, come dicevo, quando parliamo. Invece proviamo a alternare, quindi a prendere degli spazi, a variare il volume delle note, l'intensità, anche in base sempre e soprattutto al contesto in cui suoniamo. Aggiungiamo ad esempio la settima. Adesso proviamo ad aggiungere le altre note della scala di Mi. E ascoltate il colore e la proprietà che ha ogni intervallo e ogni nota della scala. Seconda. Sesta. La quinta. Quarta. Proviamo a fare delle successioni intervallari. Come avevamo visto, alternandole a frasi melodiche. Provate anche a cantare se riuscite, non come me.
quello che fate mentre lo fate o prima di farlo. Non so cantare, ascoltare la scala e poi provare a cantare qualcosa. Uduba, 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 uduba. E a rifarlo vi aiuta, quindi ad esempio uduba, uduba, ta, ta, ta. Sono stonato, ma tanto, tanto, sì, sì, lo sei. Se mi sente la mia moglie, mi butta fuori di casa, sì. Scherzi a parte, andiamo a vedere. Alternare pentatonica con arpeggio. Arpeggio. Pentatonica. Arpeggio. Pentatonica. Prima si può cambiare il colore della scala, quindi usare la pentatonica di Si maggiore, è un esempio dei tanti, e mixare un po' le note e i gradi della scala. Quindi proviamo a alternare la pentatonica di Si maggiore con quella di Mi maggiore. A Mi maggiore. Si maggiore. Mi maggiore. Si maggiore. Allora, avete visto un po', ora su un accordo solo è sempre abbastanza difficile, senza una melodia di riferimento, creare proprio dei veri soli, improvvisazioni con un senso ben preciso, però se capita appunto può essere un buon inizio per avvicinarvi all'improvvisazione usando appunto delle cose semplici, degli elementi armonici semplici, però iniziare a mettere in pratica qualche nozione armonica, come abbiamo visto, gli arpeggi, le scale pentatoniche, intanto rimanendo sempre in, diciamo, in proprio nel vero senso della parola, senza usare note strane alla tonalità. Un altro consiglio che vi do è quando invece state suonando un brano, diciamo, vero, non su una base, è quello di imparare sempre la melodia per prima cosa, vedere come è costruita sugli accordi, quindi quali note sono cantate
su quali accordi. Questo vi aiuterà molto a entrare, diciamo, nel mood del brano e sulla parte che avrete a disposizione per l'improvvisazione, conoscere la melodia è fondamentale. È come quando si fa un tema a scuola, se sappiamo bene di cosa parlare, qual è l'argomento, restiamo in tema. Se invece fate come facevo io ai tempi, mi scordavo completamente da dove partivo, andavo a finire un argomento, non ci incastravano niente, e questo è quello che succede un po' se si improvvisa a casaccio. Non so se ho reso bene l'idea. Comunque, per questa lezione è tutto, e vi invito come sempre a farmi grosso favore, se apprezzate queste lezioni, di condividerle. Il materiale è tutto gratuito, lo trovate al link qui sotto, si dice qui sotto, e di mettere mi piace al mio YouTube, al mio Facebook, per aiutarmi nel mio piccolo a crescere un po'.